Tre settimane di zona arancione, qual è stata la regola più difficile da seguire? Ma ti dirò, sono via tutto il giorno dalla mattina alla sera per lavoro, per cui onestamente non mi sono neanche reso conto che eravamo in zona arancione, per cui no, nessuna regola, forse il caffè fuori dal bar invece che sotto al tavolo e basta. In generale cosa le ha pesato di più? Ma ti dirò niente, perché veramente io esco la mattina e torno a casa la sera, per cui non mi è pesato nulla. Poi questo tempo qua non si va in giro da nessuna parte, per cui non mi è pesato nulla. Se da domenica tornassimo in zona gialla, quale sarebbe la prima cosa che farebbe, ovviamente rispettando le regole? Ma forse andare in montagna, farmi un giro con i miei figli, forse. Forse, solo quello al limite, basta. Ma ti ripeto, a me tutta questa confusione onestamente non la capisco. Perché se uno lavora zona arancione, gialla, bianca, ecco la differenza solo per i bambini che non possono andare in palestra, basta. Niente di che. Grazie. Ciao. Tre settimane di zona arancione, qual è stata la regola più difficile da seguire? Beh, guardi, per me la regola più difficile da seguire sono tante. Una in particolare è che ci manca la socializzazione con la gente, la stretta di mano e tutto quello che ci gira intorno, insomma, perché bene o male abbiamo una vita molto attiva, come tutti, che dobbiamo essere qua, andiamo là, andiamo sui bar, sui ristoranti, e ci manca. Però per la salute della gente, che io ho lavorato in ospedale, so cosa vuol dire, e forse è meglio avere queste restrizioni per un periodo di tempo e dopo avere anche una vita un po' normale, insomma, essere tranquilli, vedere la gente, lavorare, perché il lavoro è quello che, insomma, fa la gente andare avanti, fa che tutto quanto vada nelle cose migliori, perché se manca il lavoro l'economia va giù, e insomma, allora tutto quanto è attorno alla salute e il lavoro dell'economia. Perché se c'è lavoro e economia, la gente sta anche bene e si va avanti. Se da domenica dovessimo tornare in zona gialla, quale sarebbe la prima cosa che farebbe, rispettando ovviamente le normative? Beh, intanto sarei un po' cauto, perché domenica tutti escono, allora è meglio stare un po'. Quando ci sarà un po' di meno gente, andrò fuori a mangiare con i miei, insomma, sul ristorante o anche una pizza, insomma, una cosa così, tanto per uscire un po'. Ma però se c'è tanta gente, perché ultimamente domenica tutti avranno la voglia di uscire, come tutti, insomma, però insomma, è sempre meglio essere un po' cauti e andare coi piedi un po' di piombo, insomma. Grazie, buongiorno. Tre settimane di zona arancione, qual è stata la regola più difficile da rispettare? Rimanere in casa, perché appunto non è che sia stato proprio il massimo. E in generale cosa le è pesato di più? Proprio rimanere in casa, non potermi muovere, perché appunto ero abituato a muovermi in qualche maniera, però adesso così, insomma, è stato così, fermi in casa, no, proprio non muoversi. Se la domenica dovessimo tornare in zona gialla, quale sarebbe la prima cosa che farebbe, ovviamente nel rispetto delle normative? Fare un giro in macchina, andare fuori provincia, anche perché insomma è già 15-20 giorni che siamo fermi, bloccati così. Avrei dei figli da trovare che abitano qui a Montegrotto, quindi farei quello. Grazie. Grazie a lei. Tre settimane di zona arancione, qual è stata la regola più difficile da rispettare? Ma per le mie cose, che cosa andare, non ho avuto problemi, anche se andavo a Padova, che poi si era oncologico, quindi non mi ha fermato nessuno, quindi per me è andata bene, ecco. Cosa le ha pesato però di più? Ma niente, perché adesso sono sempre in casa, non so che sia tanta giro, per me no, è più i giovani che ha, ecco mio figlio che non può venire perché lei è in Emilia Romagna, quindi è da prima di Natale che non viene, ecco, più quello perché non lo vedo, ecco, la figlia invece è qua, allora quella la vedo. Se da domenica dovessimo tornare in zona gialla, quale sarebbe la prima cosa che farebbe nel rispetto ovviamente delle normative?
Non saprei perché non so che sia tanto che vado tanto in giro, ecco, non, per me è lo stesso, non ho nessuna cosa. Sì, tanto ci viene giallo adesso, per la regione non si può ancora andare. Allora siamo sempre. Sarà perché ha aperto i ristoranti, così, pizzeria anche per loro, poveretti, chi prende qualcosa, invece arancione non si può, solo asporto, vero? Grazie. 3 settimane di zona arancione, qual è stata la regola più difficile da rispettare? E uscire del comune, sinceramente, poter andare magari a trovare persone che stanno da altre parti, sempre magari anche solo fare una passeggiata da un'altra parte, quello secondo me. Se da domenica tornassimo in zona gialla, quale sarebbe la prima cosa che farebbe nel rispetto delle normative? E andrei a fare una gita da un'altra parte, sinceramente, all'aria aperta, perché non trovo l'andare, comunque stare all'aperto, una cosa così a rischio, insomma. Mi sposterei un po', andrei a passeggiare, non so, in spiaggia o sui colli. Grazie. Niente. 3 settimane di zona arancione, qual è stata la regola più difficile da rispettare? La regola più difficile? Nessuna. Nessuna, tutto l'insieme, il tirare avanti questa situazione qua è la parte più difficile, quindi non una regola impreciso ma proprio la situazione. Speriamo che sia servito, che non ci si ritorni più. Se da domenica tornassimo in zona gialla, quale sarebbe la prima cosa che farebbe nel rispetto delle normative? Quello che si poteva fare prima, passeggiate e basta, direi che gli aperitivi è giusto rimandarli un altro po'. Grazie. 3 settimane di zona arancione, qual è stata la regola più difficile da rispettare? Il bar, è una tristezza enorme per me, cioè se cammini una cosa, entravi al bar in un minuto, ti prendevi il caffè al banco, adesso neanche quello, lo devi bere fuori, un po' triste, un po' deludente diciamo, un po' tutto, il fatto di non poter uscire, non trovare i parenti, fuori comune, è una limitante abbastanza grande, anche per i ragazzi sempre a casa, un po' limitante, sono già stanca. Speriamo di tornare presto in giallo, almeno si può muovere qualcosina in più. Se da domenica dovessimo tornare in zona gialla, quale sarebbe la prima cosa che farebbe nel rispetto della normativa? Andare a mangiarmi una pizza. La prima cosa. Sì, no, insomma, almeno rispettando sempre le regole, tutto, per il benessere di tutti, per non ammalarsi, non contagiare, cioè rispettando sempre. Però almeno poter muoversi un pochettino, quello sì. Grazie. Prego, buongiorno.